Ciao, sono Lorenza e sto facendo attualmente il servizio civile all'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna. Sono Giuseppe Seminario, sono un volontario di servizio civile. Sono entrato in servizio civile con il progetto Biblioteca un bene in comune. Io mi chiamo Simone, ho 27 anni e sto svolgendo il servizio civile presso l'ente Fondazione Ritiro San Pellegrino, che è un ente che gestisce un liceo, il liceo Malpighi di Bologna. Sono Martina, ho 27 anni e faccio parte del servizio civile del progetto Rete per l'integrazione iPad. Sono Eugenio, sto prestando servizio civile presso il Comune di Bologna nell'area benessere di comunità. Siamo Alessio e Giulia e svolgiamo il servizio civile presso il Comune di Bologna per il progetto Case Zanarti. Sono Elena e sto svolgendo l'attività di servizio civile presso una comunità educativa di minori della cooperativa sociale Dolce. Sono Fatima e svolgo il servizio civile presso il SESTA del quartiere San Donato e San Vitale del Comune di Bologna. Noi del servizio civile del Ritiro San Pellegrino svolgiamo un'attività che va soprattutto a supportare l'azione didattica e a creare un sostegno nei confronti di questi particolari soggetti, questi studenti, questi ragazzi che hanno particolari problemi. L'Informa Giovani Multitasking ha un sito web che si chiama Flash Giovani e noi volontari ci occupiamo di aggiornare il sito, di seguire gli eventi e festival che avvengono in città, di scrivere articoli, recensioni e più in linea generale di partecipare attivamente alla vita della città per tutto quello che riguarda la musica, il fumetto, lo spettacolo, tutte le attività giovanili e non che si verificano in città. Lo svolgo all'interno della biblioteca Sala Borsa, che è la biblioteca di pubblica lettura della città, la più grande. Essendo una biblioteca, la sua mission è quella appunto di promuovere la cultura, di promuovere la diffusione della cultura del libro, sia attraverso una conservazione parziale del suo patrimonio, ma soprattutto attraverso una fuoriuscita di questo patrimonio, una condivisione con la collettività. Quello di cui si occupa lo sportello comunale del lavoro è appunto aiutare gli utenti, i residenti a Bologna alla ricerca di un lavoro, ad attivarsi e quindi aiutare nel curriculum, nella stesura del curriculum, nel cercare dei corsi di formazione, nel saper utilizzare internet e il computer nella ricerca appunto degli annunci di lavoro. È un ufficio che si occupa di promozione alla salute un po' a 360 gradi, quindi di promozione di corretti stili di vita e per diversi target, quindi sia bambini che giovani adolescenti che anziani. Io nel mio piccolo, nella mia attività quotidiana, mi occupo di progettazioni e di interventi rivolti prevalentemente alla fascia dei bambini. Ci occupiamo principalmente degli empori solidari, quindi siamo presenti negli empori e svolgiamo poi delle attività principalmente inerenti a questo. E in più poi siamo presenti negli uffici dell'inclusione sociale, quindi ci occupiamo di tutta l'attività riguardante immigrati, rifugiati. L'attività principale che svolgo durante il servizio civile è l'affiancamento agli educatori della comunità nella quale appunto svolgo il servizio e quindi ci occupiamo della parte scolastica, sportiva, seguiamo i ragazzi nelle attività quotidiane. Principalmente ci occupiamo di fornire dei servizi educativi e non solo, perché i socioeducativi servono anche per dare linee guida ai bambini su come affrontare le tematiche o come stare in gruppo. Il servizio
servizio civile mi ha dato l'opportunità di conoscere molte persone, di stringere amicizie, alleanze, di trovare delle persone che sono appassionate come me a un sacco di interessi. Il servizio civile mi ha dato, diciamo, un percorso formativo abbastanza interessante e mi ha permesso di conoscere da dentro come opera e come lavora una pubblica amministrazione. Vedere dall'interno come funziona sia l'ambiente lavorativo e soprattutto poi l'interfaccia con l'utenza mi ha aperto, diciamo, un mondo. Un mondo diverso, perché veniamo a contatto poi con delle diverse realtà. È sempre uno scambio quando si ha a che fare con il pubblico e con gli utenti. C'è stato uno scambio con loro e ovviamente anche con i colleghi dello sportello e del servizio civile. È un'esperienza di lavoro che ti aiuta soprattutto ad aprirti in ambiti magari diversi dal tuo, sperimentare, capire se magari sei più portato per uno o per l'altro. Il servizio civile mi ha dato innanzitutto la capacità di mettermi alla prova nelle competenze che avevo acquisito durante gli anni di studio. Sicuramente maggiori competenze a livello relazionale, sia per quanto riguarda gli utenti ma anche rispetto a colleghi. E anche capacità a livello comunicativo con l'utenza. E ho potuto soprattutto mettere in pratica quello che avevo imparato teoricamente nei miei studi. Sono delle competenze tecniche che si possono apprendere e questo sicuramente il servizio civile me l'ha dato attraverso la formazione specifica durante tutto l'anno, durante tutto il percorso fino a qui. Ho acquisito capacità sicuramente tecniche ma anche le cosiddette soft skills, quindi capacità di stare in gruppo, di lavorare con altri professionisti e soprattutto di sapersi relazionare con i ragazzi. Direi che abbia incrementato molte competenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei rapporti sociali, comunque sia con gli utenti dei servizi che gestiamo sia con i lavoratori che ci affiancano. È un momento di arricchimento personale che può sicuramente aiutare nella crescita personale e soprattutto da un punto di vista di relazioni, ma non solo, anche quindi di competenze, di professionalità. Ogni percorso ha un punto di partenza. Parti dal servizio civile.